Questa è la serie B-Win. È una sfida dal sapore di A tra chi la vuole riconquistare e chi la sogna. Per la sesta giornata della serie B-Win, il Novara per mantenere l'imbattibilità contro uno Spezia reduce dai KO con Ascoli e Sassuolo. Modulo speculare, il 4-3-1-2, ma con tre gare in sette giorni, il turnover è la parola d'ordine. Tesser lancia Bastrini, Pesce e Baclé per Ghiringhelli, Paravicini e Piovaccari. Serena sceglie Jacobucci tra i pali con San Marco, Krizitic ed Okaka, lasciando in panchina Bovo, Di Gennaro e Sansovini. L'arbitro è Tommasi Di Bassano. Il primo tentativo è di marca piemontese con Marianini che chiama Jacobucci all'intervento in due tempi. Ancora Novara in avanti con Gonzales che trova Baclé, non trova il momento per battere, appoggia dietro dove Lazzari cerca il 7, ma Porcari salva tutto in calcio d'angolo. Ancora Novara e ancora Gonzales, il tocco dietro, pallone messo in mezzo da Del Prete con Lazzari che prova la torsione, colpo di testa a lato. Sempre l'ex fantasista dell'Empoli che va al tiro, stavolta il destro da rasoterra, non trova la porta. Alassane, pallone dentro, Jacobucci esce di pugno, il pallone resta lì e Lazzari calcia alto. Prima volta in avanti per lo Spezia con Antenucci che se ne va, prova l'incursione in area ma Del Prete è bravissimo a salvare tutto. Ancora Novara, ancora Lazzari, pallone allargato per Gonzales, sinistro sul primo palo, Jacobucci mette in calcio d'angolo. Alassane dentro, sponda di Baclé, il pallone resta lì e l'attaccante francese non trova lo specchio della porta. Spezia in avanti nel finale, il pallone dentro per Antenucci che si gira, Bardi si oppone, il pallone resta lì, Krizitic e poi Lollo viene messo giù al limite, la punizione non sortirà effetto. Inizia la ripresa con gli stessi effettivi sul terreno di gioco. Prima iniziativa di Marca Ligure, tutta azione di tacco molto bella, palla dentro di prima con Okaka che viene contratto al momento della conclusione da Alassane. Novara in avanti, pallone dentro dove Baclé può controllare ma il suo destro finisce a lato. Va dentro Lepier al posto di Lazzari. Prova Gonzales direttamente dalla bandierina ma Jacobucci non si fa sorprendere. Mandorlini appena entrato si fa subito vedere, prova l'azione personale, il destro e Bardi riesce a mettere una pezza. La partita del francese Lepillier dura 10 minuti, è una contrattura a metterlo KO. Ancora Novara in avanti con Baclé che colpo di testa in anticipo, pallone fuori. A 5 dal termine, Bastrini mette in mezzo e Gonzales va di testa a battere Jacobucci per il gol partita. Quarto centro per l'attaccante ex Palermo, in ritardo nella circostanza Goyan che si fa sorprendere. Nel finale colpo proibito di Okaka a Ludi e cartellino rosso per l'ex romanista. Il Novara nel segno di Gonzales c'entra il primo successo casalingo, per lo Spezia è la terza battuta d'arresto consecutiva.